Amici di Onda Libera, siamo nuovamente in contatto con la dottoressa Erika Onorato. Buongiorno, dottoressa. Ecco, Buongiorno a voi. riprendiamo le nostre conversazioni che avevamo iniziato circa un anno fa, in occasione del lockdown, nell'ambito della rubrica Voci dalla quarantena. E con la dottoressa Onorato abbiamo intrapreso varie conversazioni per parlare delle problematiche più frequenti che possono essere collegate a uno stato di lockdown. E purtroppo siamo alla vigilia di un nuovo lockdown generalizzato. Sembra che per questa Pasqua l'Italia sarà nuovamente tutta chiusa. E quindi mi ponevo qualche domanda, cioè noi sulle nostre ansie e sulle nostre paure, che effetto ha un lockdown così lungo e così prolungato? Beh, sicuramente per un bambino il vivere una situazione così angosciante e prolungata di ansia per la propria salute da parte dei genitori, chiaramente, che però viene in qualche modo trasmessa ai bambini, non è prognosticamente favorevole per quanto riguarda la tranquillità, ma anzi potrebbe in diverse situazioni esacerbare oppure far emergere delle situazioni di ansia di altra natura e di altro tipo e quindi potrebbe essere anche particolarmente difficile gestirle. Vi ho elencato qui, mi sono scritta oggi, quelle che sono le paure, diciamo, più frequenti che mi capita di vedere nei bambini nella mia pratica clinica di tutti i giorni. E ce ne sono di diversi tipi. Vanno dall'emetofobia, che è la paura di vomitare, alla paura del buio, la paura di perdere l'affetto di un genitore. La paura di andare in bagno, ci sono tanti bambini che hanno questa paura e quindi rimangono per giorni interi bloccati con dei dolori di pancia importanti e voi capite che per esempio l'effetto di questa problematica a livello di chiusura delle palestre e della possibilità di fare sport può impattare negativamente ancora di più su questo tipo di disturbo perché il bambino non muovendosi fatica ancora di più in questo senso. Poi c'è la paura di non essere importante, la paura di non essere buono, la paura di esprimere le proprie emozioni. Queste sono solo alcune delle paure che diciamo, hanno più frequentemente i bambini, ma tutte quante possono essere raggruppate all'interno di una categoria che è quella delle anche fobie specifiche, e tutte quante hanno in comune un circolo vizioso che si viene a creare e che ha come fattore di mantenimento l'evitamento. Cioè quando il nostro bambino ha paura di un qualche cosa, tenderà ad evitarla. I bambini come gli adulti funzionano dal punto di vista dell'ansia e delle risposte comportamentali, neurocognitive ed emotive. È normale avere una paura o avere un'ansia elevata rispetto ad una determinata situazione, però quando le preoccupazioni diventano così importanti, intense, frequenti e si generalizzano, coinvolgendo in maniera negativa, la vita di un bambino extrafamiliare, quindi anche scolastica, gli amici, insomma, un po' tutto il mondo del bambino, allora forse come genitori dovremmo chiederci cosa fare per ridurre l'impatto di questa fobia, di questa paura, a livello emozionale, emotivo nella vita del nostro bambino. Queste paure riguardano solo i bambini o riguardano anche i grandi? E inoltre, i grandi come devono comportarsi di fronte a situazioni di paure manifestate dai propri figli? Gli adulti hanno una responsabilità e una potenzialità enorme nell'intraprendere un percorso, diciamo così, psicoterapeutico se non riescono per non essere, come dire, iatrogeni, cioè per non aumentare, non indurre ancora di più e non amplificare la paura del bambino. Sicuramente ci sono dei comportamenti precisi
da adottare quando il bambino comincia a piangere perché è spaventato per una determinata cosa o a richiedere costantemente la presenza del genitore, per esempio per addormentarsi la sera perché hanno paura o del buio, oppure di restare soli, oppure come nel caso di una bambina che ho visto qualche settimana fa di vomitare di notte, allora lì bisogna stare molto attenti a prestare attenzione a questi sintomi. Perché è stato dimostrato che distogliere l'attenzione da un'ansia che può avere il bambino in quel momento riduce l'ansia, mentre prestare attenzione amplificandola alla paura del bambino in quel momento aumenta l'ansia. Quindi non è che noi dobbiamo ignorare il bambino se ci manifesta una sua paura, però sicuramente dobbiamo stare molto attenti ad automonitorarci. E a non concentrare tutta la nostra attenzione esclusivamente nel momento in cui il bambino manifesta quel sintomo. Dobbiamo fargli vedere che noi non siamo spaventati a nostra volta dal suo sintomo, ma che anzi, sì, adesso arrivo, magari prima finisco di lavare i piatti e poi arrivo. Non ti, cioè non lasciamo tutto quello che stiamo facendo per correre immediatamente a dare attenzione al bambino, perché così, se no, gli diamo la certezza che la sua paura sia fondata e che lui non abbia strumenti per gestirla. E il secondo suggerimento comportamentale è lodare il bambino. Le paure come si sconfiggono? Affrontandole e non evitandole. Quindi, se noi insieme al bambino, in una situazione a freddo, quindi non quando lui sta piangendo, quando lui in quel momento è emotivamente coinvolto e preso dalla sua paura, ma in una situazione a freddo, diciamo, guarda, mettiamoci qui a tavolino, scriviamo delle strategie di coping adattivo, quindi scriviamo insieme a lui, ci inventiamo dei modi per affrontare questa paura. E aggiungiamo che la prima volta che riuscirà a mettere in atto uno di questi comportamenti, noi lo premieremo, allora il bambino sarà più incentivato a provare a sconfiggere questa paura. I premi cosa devono essere? Non giochi costosi, non soldi. I premi devono essere magari incentivanti, qualche minuto in più per giocare prima di andare a letto. Piuttosto che del tempo qualitativamente migliore passato insieme a noi, magari a leggere un libro sulle paure, perché appunto le paure vanno affrontate e con i bambini è molto più facile che con gli adulti. Che ci può dare qualche suggerimento su libri da consigliare in questi casi? Sì, allora, per esempio, l'arrivo di un fratellino può essere fonte di grande angoscia e di grandi paure per un bambino. Allora, ci sono dei libri come questo, Aspetto un fratellino, dove appunto viene descritto passo passo quello che pensa un bambino in relazione al fatto che prima o poi arriverà un fratellino. E ovviamente viene trattato anche l'aspetto dell'ansia, l'aspetto della paura di non essere più al centro dell'attenzione per la mamma e il papà, però il bambino si può medesimare in questo storie e rassicurare i bambini e le loro paure. È un libro molto carino, fatto così a pop-up, dove appunto vengono elencate tutte le paure più frequenti dei bambini. Quindi c'è chi ha paura dei ragni, c'è il ragnetto da tirare giù, c'è chi ha paura delle vespe e delle api, c'è chi ha paura dei serpenti, dei cani e dei topi, no? E poi vengono fatti vedere in maniera buffa, anche rappresentate in maniera buffa anche le varie paure. C'è chi ha paura di essere maltrattato, di non avere amici, di essere rimproverato. E quindi il bambino, leggendo tutte queste varie paure, capisce innanzitutto che è normale avere paure, che non bisogna né vergognarsi, né spaventarsi nel comunicarlo. Ma poi, troverà sicuramente la propria paura e anche lui sarà portato a comunicarla al proprio genitore. E in questo modo, un genitore sapendolo potrà rassicurarlo, perché a volte un genitore non si rende conto di quali sono le paure del bambino. E questo è un libro che io adoro e anche i bambini lo adorano, si chiama La famiglia dei Caccapuzza. Allora, questo libro è carino perché parla di tutte le cose, diciamo, non bellissime che escono dal nostro corpo, il muccico, i bisognini.
e così via. Però li tratta in maniera giocosa e molto divertente. Quindi, per un bambino che, per esempio, ha la fobia di andare in bagno a fare la cacca, ce ne sono davvero tanti, e così come anche per l'emetofobia, che è la paura di vomitare, ecco che il vomito e i bisognini vengono presi non più con, vengono pensati non più con un aspetto di arousal neurofisiologico, ma vengono presi in modo scherzoso e quindi comincia a distruggersi nella mente del bambino quel condizionamento che si è creato tra uno stimolo e la fobia e la paura. E quindi è carino perché inizia così, questa è la storia disgustosa di una famiglia molto curiosa. Cacca puzza viene chiamata e ovunque assai rinomata. Nessuno di loro vuol mai lavarsi o perdere per profumarsi, ma i cacapuzza sono sempre contenti, per i bambini assai divertenti. E tratta anche l'aspetto ai genitori molto caro, che è quello di lavarsi, perché i bambini, soprattutto a una certa età, non hanno tanta voglia di lavarsi. Uffa bebè è un altro libricino sulla nascita dei fratellini, che non è molto semplice da prendere psicologicamente. Poi però c'è anche un libro che a me piace tantissimo e che lo faccio vedere spesso ai bambini, che è A letto piccolo mostro. Questo libro è importante perché per una volta non sono i bambini ad essere additati e quindi il bambino capisce che non è che i grandi sono tutti perfetti e i bambini sono tutti sbagliati e che commettono errori da modificare. Ha letto Piccolo Mostro, è carino perché abbassa la tensione, l'ansia prestazionale nei bambini, facendogli capire che a volte possono sbagliare anche i genitori. Genitori molto intransigenti, che sono molto severi con i propri bambini, fanno passare il concetto che il bambino non è perfetto, che è sempre sbagliato, che non va mai bene. Questo libro è carino perché inizia così, ha letto Piccolo Mostro, guarda che ti prendo, e il bambino è raffigurato come un piccolo mostro in effetti, no? E allora, calmati piccolo mostro, no, io voglio venire in braccio, no, non ti voglio prendere in braccio, così, lavati i denti, insomma, ma io non ti voglio lavare. E finisce che in pratica è il papà ad essersi trasformato in un mostro e il libricino si conclude, buonanotte papà mostro, come per dire, non esagerare nelle richieste ai bambini, perché a volte... Anzi, spesso i bambini devono anche essere lasciati sbagliare. Certo. E una cosa, a quale fascia di età ci stiamo rivolgendo con questo, con questa letteratura? Fino ai 10 anni. Finisco che ho ancora due libri. La canzone della cacca, questo è un libro che è molto molto importante, mi è servito tantissimo nelle terapie che faccio con i bambini che hanno paura di andare in bagno. E c'è una canzoncina carinissima che fa morire dal ridere. E questo è un libricino che ho particolarmente a cuore, si chiama Uno scricciolo di nome non importa. I bambini spesso non vogliono comunicare le loro emozioni, dicono non importa, e invece qui viene appunto fatto vedere che se tu dici sempre non importa, non importa, tutte le cose negative ti sommergono e alla fine vieni schiacciato dalle tue emozioni. Ma poi c'era anche quell'altra intervista che avevamo fatto su quel libretto delle bolle. E delle proprie emozioni che mi era piaciuto molto, Sì. perché insegnava proprio questo, a condividere le proprie emozioni. E ero arrivata al secondo consiglio. Il terzo consiglio è collegato appunto al dare all'attenzione, alla lode, è il dare ricompense. Quando è che dobbiamo dare la ricompensa? Quando il bambino adotta un comportamento propositivo in relazione al raggiungimento della meta che noi ci siamo prefissati. E quindi se la paura è di stare al buio, allora proveremo per qualche sera a stare al buio, però in maniera graduale, attraverso la tecnica della gradualità, dell'approssimazione verso il raggiungimento di questa meta. Quindi all'inizio dormiremo con la luce accesa in sala che si vede bene e poi spegneremo la luce in sala e lasceremo quella del corridoio, poi spegneremo quella del corridoio e lasceremo quella del bagno e poi piano piano la socchiudiamo la porta del bagno e poi alla fine rimaniamo con una lucina di quelle che si possono attaccare alla presa tranquillamente, in modo che piano piano e ogni volta che facciamo questo dobbiamo lodare il bambino
e fargli vedere che noi siamo molto contenti. Il modeling è un'altra tecnica che consiglio importantissima. È inutile che noi diciamo al bambino: non devi aver paura di restare da solo, e che quando usciamo dalla porta e lui si mette a urlare, noi immediatamente corriamo in suo aiuto. E poi magari vede a noi o sente a noi dire che stare da soli è pericoloso, che se ci ammaliamo ci viene un infarto, nessuno ci potrà venire a soccorrere. Insomma, dobbiamo avere molto buon senso nel gestire le nostre paure, le nostre emozioni in separata sede rispetto al bambino, e ad avere sempre presenti che noi siamo i genitori. Non deve essere mai il bambino a rassicurare noi, ma dobbiamo essere sempre noi a rassicurare il bambino attraverso dei comportamenti che sono quelli di, innanzitutto, non esagerare nell'attenzione alle loro paure, non correre immediatamente. In America hanno coniato questo termine della mamma elicottero, cioè la mamma che, appunto, come nelle emergenze l'elicottero sta sopra i soldati, sorveglia tutto il campo attentamente, non appena alla minima mossa interviene, no? E noi non dobbiamo fare così, perché altrimenti daremo al bambino l'idea che senza di noi lui è perduto. E l'ultimo, appunto, consiglio che vi voglio dare è quello, appunto, di far diventare indipendenti i bambini, ed è collegato a questo. Cioè, lasciamo che i bambini sbaglino, lasciamo che il bambino pianga anche una volta o due, senza correre a rassicurarlo o cercare di prevenire la sua angoscia o la sua paura. Perché se noi non gli diamo il modo di sperimentare quei suggerimenti che noi stessi gli abbiamo dato, magari il giorno prima, quando lo abbiamo aiutato a scrivere come poter intervenire in un momento di crisi, se lui non ha la possibilità di sperimentare quello che noi gli abbiamo detto, ma bypassa questo suggerimento per trarre da noi la sua forza, allora non abbiamo fatto il suo bene. Torniamo al lockdown. È attivo un, come posso dire, dei servizi di pronto intervento psicologico per chi non sa gestire certe situazioni? Assolutamente sì, basta rivolgersi all'ordine degli psicologi della propria regione e chiedere, appunto, di farsi dare un numero da poter chiamare nei momenti di maggiore stress. Anche la Croce Rossa ha messo a disposizione un numero di telefono da poter contattare, attivo 24 ore su 24, da poter contattare per i casi di emergenza psicologica. È importante invece, appunto, per quanto riguarda i bambini, stare molto attenti a come ci si comporta davanti a loro, soprattutto in questo periodo di forzata vicinanza, in cui spesso non si lavora e ci si trova a litigare più di una volta in famiglia davanti ai bambini. Sì. Queste litigate, che spesso nei periodi del lockdown aumentano clamorosamente in intensità e in frequenza, se non vengono ben gestite, danno al bambino un'ulteriore angoscia, che è quella che i genitori possano separarsi oppure che i genitori possano abbandonarlo. Mi dicevano delle persone proprio pochi giorni fa che il bambino, il loro bambino di 6-7 anni, ogni volta che il papà o la mamma lasciano la stanza, inizia a piangere e a urlare perché non vuole stare da solo. Ecco, non vuole stare da solo nemmeno quando va in bagno, non vuole stare da solo nemmeno se il papà o la mamma scendono dalla macchina e lui comincia a urlare. E poi però mi raccontavano anche che tra di loro non vige una buona relazione già da qualche anno, che loro spesso litigano e uno dei due esce dalla stanza e se ne va per non aumentare magari la discussione o comunque per lasciare un po' sbollire la cosa. E questo va benissimo, diciamo che strategicamente sarebbe il modo migliore per risolvere al momento dell'acuzia una conflittualità di coppia che non può essere gestita in quel momento, ok? Ma va ripresa dopo, a freddo, quello andrebbe bene, però quando ci sono i bambini di mezzo, se un adulto adotta un comportamento di questo tipo, deve sapere, deve essere consapevole che il bambino può provare un sentimento di angoscia, d'abbandono, che poi generalizza ad altre situazioni che apparentemente non c'entrano niente con quella che è innescata
sviluppato questo disturbo. Chiarissimo. E quindi può richiedere la presenza costante del genitore come forma di rassicurazione, come agente di rassicurazione. Mi diceva la stessa persona che un giorno a tavola, trovandosi tutti quanti insieme, il bambino ha detto: ah, questa sì che è la famiglia che mi piace, una famiglia unita. E io ho detto: e tu cosa hai risposto? E lui ha detto: non ho risposto niente. E dico: no, è sbagliato, perché avresti dovuto dire: ma noi siamo una famiglia unita, nel senso che ci vogliamo tutti bene anche se litighiamo, e soprattutto che vogliamo bene a te. E dice: sì, ma io glielo dico sempre che noi gli vogliamo bene. Ho capito, ma non è il momento giusto per dare una rassicurazione. Esatto. Qual è il momento giusto per dare una rassicurazione? Quando siamo in giro a fare shopping, quando siamo a fare la fila alla posta. Il momento giusto è quando il bambino ci fa la domanda di fare la rassicurazione. Non è quando noi a un certo punto abbiamo voglia di parlare al nostro bambino e decidiamo che quello è il momento, perché lui non ci sta ascoltando. Il momento giusto di dare una rassicurazione è quando il bambino ci lancia la palla, noi dobbiamo schiacciare. Non è che noi gli facciamo il discorsetto prima, il discorsetto dopo, il discorso, cioè. E poi un'altra cosa importante: siccome queste liti e queste tensioni familiari, come dicevo prima, sono esacerbate dal lockdown, bisogna spiegare al bambino che in questa situazione qui di precarietà, di emergenza sanitaria, di DAD, eccetera, 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 i nervosismi fisiologicamente aumentano, anche perché non c'è la possibilità di fare sport. I bambini devono fare sport, gli adulti devono fare sport. Quando non abbiamo la possibilità di scaricarci fisicamente, la nostra psiche reagisce così, con gli attacchi di panico, con i disturbi del sonno, con l'arousal neurofisiologico, con l'attivazione di alcuni circuiti del nostro cervello che ci fanno andare a mangiare continuativamente tutto il giorno. Ciascuno ha la propria vulnerabilità. Ci sono delle persone che hanno una soglia bassa di tolleranza alla frustrazione e che tendono a scattare molto. Ecco, vi invito a stare attenti. Soltanto in queste 2 settimane ho avuto 5 bambini che sono venuti da me per un problema di violenza domestica. 5 bambini i cui genitori hanno litigato fino a darsele più di una volta, e questi bambini poverini sono venuti da me che erano terrorizzati. Allora, invece di portarmi un bambino che è terrorizzato perché il papà o la mamma si sono dati uno schiaffo, tutti e due si sono dati uno schiaffone davanti al bambino, cerchiamo di controllare le nostre emozioni, perché una volta che un bambino si è spaventato, basta una volta che un bambino si è spaventato, che ha avuto la percezione che uno dei due genitori fosse a rischio di vita, basta una parola minacciosa, basta una frase detta nel momento sbagliato che colpisce e rimane segnata in maniera indelebile come una cicatrice nel cervello del bambino, e noi abbiamo creato un danno permanente. Quindi cerchiamo di sfogare le nostre ansie, le nostre frustrazioni, la nostra rabbia altrove. Ho anche sentito un genitore che mi ha detto: ma tanto, dottoressa, in questo periodo siamo tutti nervosi, se non mi sfogo dentro casa, dove mi sfogo? Certo. Non mi è piaciuta tanto questa frase, eh? No. E gliel'ho detto. Gli ho detto che non è davanti a un bambino di 6 anni che si può manifestare, che lui può sfogare la propria frustrazione. Gli ho detto: vatti a fare un giro in bici 30 volte sotto casa, però assolutamente che questi comportamenti poi non sono, tendono, rischiano di non essere più recuperabili. Ok? Quindi ricordiamoci sempre che siamo genitori. In quanto genitori abbiamo una grossa responsabilità nel contenere le rabbie, le angosce, le frustrazioni dei nostri bambini. Non li sgridiamo eccessivamente, ma rinforziamo i comportamenti positivi, e laddove ci rendiamo conto che siamo un po' più nervosi, un po' più sopra le righe del normale, glielo spieghiamo, sottolineando che non è colpa loro assolutamente, e se in quei giorni ci sentono urlare di più o sbattere le porte,
il nostro amore nei loro confronti non è assolutamente né minimamente da mettere in discussione, ma che semplicemente siamo esseri umani e sbagliamo anche noi come i bambini, ma è proprio attraverso gli errori che a volte ci si può correggere. Dottoressa, la ringraziamo per il tempo che ci dedica continuamente in questa rubrica che spero venga apprezzata dai nostri ascoltatori. E niente, la salutiamo e al prossimo appuntamento dove tratteremo i disturbi alimentari. Nei bambini. Nei bambini, sempre, nei bambini. Amici di Onda Libera, un saluto. Arrivederci.